tutti, bentornati al mio canale. Allora, mi scuso in anticipo se oggi non avrò una voce e un look al top, ma non sono troppo in forma, anzi, sono abbastanza sofferente, ho una coda di influenza mista anche ad allergia e sono alienata e sono in casa praticamente da 3 giorni. Ho passato un weekend chiusa in casa. Domani devo assolutamente comunque andare al lavoro e ho bisogno di staccare un pochino, quindi voi mi aiutate a ricominciare a prendere contatto un pochino con il mondo. Allora, siccome spero, incrociamo le dita, incrociamole forte, di riuscire a passare le vacanze di Pasqua al caldo in un bel posto. Cioè, bel posto sì, so che è un bel posto perché vado in Puglia, ma che sia bel tempo e farò una settimana di ferie, quindi passerò la Pasqua e il ponte del 25 aprile fino insomma al weekend successivo e mi sono organizzata già per tempo la borsa, make-up e piccolo beauty, diciamo. Non c'è tutto di beauty perché ho delle scorte comunque di prodotti essenziali nella casa in Puglia, quindi mi sono portata solo poche cose e ho deciso di farvele vedere perché ci sono cose anche un po' differenti rispetto all'ultima beauty make up da viaggio che ho fatto per il viaggio a Lisbona. Sta diluviando, sta grandinando, fuori è nero, io qui ho le luci accesissime, un tempo ma veramente da lupi. Se io penso che ci prepariamo per andare incontro ai ponti di primavera, non mi sembra possibile. Allora, iniziamo con il prodotto per la base, i prodotti per la base che ho deciso di portare con me. Come sempre sono prodotti che potrei comunque ridurre ancora e probabilmente poi lo farò a seconda dello spazio che avrò in valigia. Comunque, diciamo, vi faccio vedere la prima scelta. Del resto è una settimana di vacanze, la settimana comunque non è lunga, però è un make-up abbastanza naturale, tranne per un paio di prodotti che danno un po' più di vita, perché sostanzialmente è una vacanza in famiglia. Allora, come prodotto per la base ho deciso di portare questo fondotinta di Yves Rocher che ho acquistato credo un mese fa, un mese e mezzo fa, che ho utilizzato abbastanza, ecco, vedete fino a qui, e che mi sta dando delle soddisfazioni. Questo è il Pure Light Nuit Détente colore Rose 300. È un fondotinta con effetto nude, idratante e senza alcol ed ha un'alta percentuale di ingredienti naturali, credo il 95-96%, ora non ricordo, sono ingredienti naturali, non ci sono siliconi, vediamo un po' se riesco a leggere, senza alcol, siliconi e parabeni. 96% di ingredienti sono di origine naturale, formula non comedogena, non occlusiva e sensazione comfort per l'acqua cellulare presente in questo fondotinta. Allora, acqua cellulare de Dulì. Dunque, che cosa penso io di questo fondotinta che è uscito più di un anno fa e che ha lasciato alcune persone un po' perplesse, un po' comunque insoddisfatte. Io non l'ho voluto comprare subito quando è uscito perché avevo altri prodotti comunque da smaltire e ora sto cercando di non aprire troppe cose, quindi poi quando ho avuto necessità di comprare un fondotinta nuovo mi sono orientata su questo. Allora, il colore voi non lo vedrete bene perché la luce è artificiale, ma non è un colore rosé assolutamente. Questo ha un colore, forse da qui lo notate, ecco, così è abbastanza fedele, ha un sottotono molto aranciato. E io l'ho preso per questo, perché volevo che desse al mio viso quell'effetto freschezza che è necessario quando finisce l'inverno e inizia la primavera, quindi è quel periodo in cui si comincia ad avere voglia di un viso, un effetto bonbon sul viso, ma si esce dall'inverno e non si è ancora preso il sole. So che il colore arancio comunque sulle pelli olivastre tende a ravvivare molto l'incarnato e devo dire che avevo ragione. Io vi consiglio questo fondotinta di provarvelo prima di comprarlo, però considerate anche che
che in negozio, se le luci sono artificiali, il colore anche lì non rende. Comunque è molto molto fondente, vedete, non si vede praticamente con la con il colore, il sottotono della mia pelle. Io non avrei mai pensato di portare un fondotinta rosato e invece mi sta piacendo molto perché è molto leggero, quindi comunque si amalgama bene con il colore della vostra pelle, è idratante il giusto, io ho bisogno di settarlo ovviamente, ma lo faccio con tutti i fondotinta, però non è pastoso, non è pesante, quindi anche se è una formula idratante che normalmente io non comprerei, in questo caso non mi dà nessun fastidio. Ed è più che altro, più che un fondotinta, questo si comporta come una BB cream barra correttore del colore, cioè come un prodotto prime per il viso, per modificare, correggere il colore del vostro viso. È quello che porto anche in questo momento, è passato su tutto il viso con la spugnetta umida, ma va benissimo stenderlo anche con le mani. E niente, questo mi sta piacendo davvero davvero tanto. Come correttori porto questo di Puro Bio, che già vi ho fatto vedere diverse volte, quindi non mi dilungo. È il Sublime Luminous Concealer, questo è il colore più scuro, lo 05, che è molto molto aranciato, mi piace abbastanza, non mi fa impazzire, ma nessun correttore mi fa impazzire. Diciamo che questo ha una coprenza media e illumina abbastanza, copre abbastanza le occhiaie e soprattutto non fa troppe grinze. Poi, siccome lo devo finire, mi porto il Colair Caramel, colore 08, praticamente è finito, c'è soltanto qualcosa intorno, quindi ve lo faccio vedere perché poi magari se mi finisce lì può darsi pure che io mi dimentichi di conservarlo e lo butto, per cui lo faccio vedere adesso. Questo anche ha un colore molto aranciato, quindi va bene per le occhiaie scure. E, si è un po' seccato questo perché è un prodotto naturale, ce l'ho aperto ormai da parecchio, ho superato di gran lunga la data di scadenza, però non ha modificato insomma l'odore, però si è un pochino seccata la formula. Questo lo amavo molto anni fa, io non so se abbia cambiato formula, ultimamente non mi ha più soddisfatta come prima e non credo che lo riprenderò, anche se è un prodotto valido, un inci ottimo, perché appunto è un prodotto eco bio. Colair Caramel è un brand eco bio di alta gamma, però personalmente a me evidenzia, si tende ad infilarsi un po' nelle rughe degli occhi e ad evidenziare quelle che non si hanno, invece questo si comporta meglio. Poi come cipria mi porto questa di Kiko, che è un santo graal degli ultimi tempi, la Radiant Fusion colore 05, questa è la Baked Power, polvere compatta, effetto illuminante, che dicono sia un dupe della Mineralize Skin Finish di MAC. È molto bella perché ha un bellissimo specchio che quindi vi aiuta anche a truccarvi, e questo colore, che è lo 05, non è poi così scuro, è a metà tra una terra come colore e una cipria, è molto luminosa, molto setosa, effetto impalpabile, si sfuma benissimo sulla pelle anche questa. Tra l'altro questa cipria in particolare a me sembra che non abbia siliconi, mentre l'altra, che ha l'effetto matte, dovrebbe averli, non lo so. Comunque è meravigliosa questa cipria per il valore che ha, per il prezzo che ha, insomma io ve la consiglio. Andiamo alle guance, credo di aver preso un solo blush, che è il California di Benefit, mi dimentico sempre, che è un blush aranciato che ha anche dei leggeri un leggero illuminante all'interno, perché è mescolato un pochino a delle polveri dorate, quindi ha un effetto satinato molto luminoso. E beh, ma che vedrete qua, vediamo un po' se riesco, ecco qui un pochino si vede, qui è un color pescato che è bellissimo sulle pelli scure, ma un po' su tutte le carnagioni. Sulle pelli come la mia tende ad essere più un illuminante che un blush, ad essere sincera, ma io spero di prendere un po' di colore in vacanza e quindi di avere bisogno dell'illuminante. E
Tra l'altro userò il suo pennellino che devo pulire perché rende molto molto bene. La prima volta che mi capita di trovare un picariello di questo genere nella confezione che funziona bene, perché è molto fitto e quindi è davvero comodo per usare questo blush. Poi mi porto comunque un po' di terra solare, questa è la Bronze Goddess di Estée Lauder ed è la numero 02 Medium, queste escono ogni anno, insomma è una collezione diciamo permanente di Estée Lauder, la collezione diciamo estiva, e questo è un colore neutro, io non direi che sia caldo ma non è neanche freddo, a me le terre troppo fredde per fare contouring non piacciono, ma non mi piace neanche il colore arancio. Questo è una bella via di mezzo, quindi se avete una carnagione come la mia io vi consiglio questa tonalità 02 che non è neanche troppo scura in effetti, però insomma se avete la carnagione chiara dovete non ve la consiglio, ecco. E questa anche è molto setosa, una bella terra solare che io a volte utilizzo anche come semplicemente come blush perché è un bel color biscotto, infatti anche questo è il motivo per cui ho portato solo un blush, perché poi utilizzerò anche questa. Dunque, per il viso no, c'è un'altra cosa, un po' di illuminante, comunque non sono riuscita a tenermi e un po' di effetto glow me lo voglio assicurare e mi porto questa mini size del Bene Tint, cioè non è il Bene Tint, questo è della gamma simile al Bene Tint, ma questo si chiama High Beam Beam di Benefit, che è un illuminante in crema liquido che è un color champagne rosato e che mi piace tantissimo. Questo ormai sta finendo, faceva parte di una confezione del Coralista, mi sembra, del blush Coralista insieme a queste mini size, non lo vedrete mai. No, questo, eccolo, sì, è un colore bellissimo, molto discreto, sto meditando anche di comprarlo in full size. Questo mi era piaciuto, anche quello color arancio che aveva praticamente l'illuminante color Coralista, era il mio preferito. Sono prodotti veramente validi perché si stendono con le dita, non fanno pastone. I prodotti in polvere illuminanti bisogna avere la mano molto molto leggera e questo io lo trovo più versatile per utilizzarlo anche su altre aree del viso come l'arco di Cupido, il naso e la parte questa qui sotto le sopracciglia. Dura tante ore e si comporta benissimo. Prodotto per sopracciglia, io non porto matita per le sopracciglia, non credo che la porterò, però mi porto questo gel trasparente di Avon della linea Color Trend, che appunto è un mascara per sopracciglia trasparente che serve soltanto per pettinarle e amen. Allora veniamo a che cosa? Occhi e labbra, non porterò ombretto se non una matita ombretto perché non mi va di truccarmi, quindi userò le matite e le matite colorate. Come matita ombretto da tutti i giorni passepartout mi porto questa di Chanel che si chiama Stile Ombre Contour, è appunto una matita occhi un po' cicciotta, ricorda un po' il concetto dei matitoni occhi della Kiko, ma questa è molto più bella, che ha un colore bellissimo, vediamo se riesco a farvela vedere, molto discreta, e che io utilizzo anche come ombretto su tutta la palpebra mobile, ma si può usare anche facendo attenzione come matita sopra e sotto, perché dura anche tante ore, non sbava, un bel colore discreto. Questo è lo 04, che è il colore, vediamo un po' se riesco, Electric Brown, ma è un marrone in realtà molto molto discreto. Poi di Avon mi porto questa, la Big Skinny, che è della linea Trend, che è una matita diciamo call però retraibile, waterproof, ed è la Deep Plum, che quindi ha un effetto un po' più metallico, quasi nera, però non è nera, è prugna, molto bella anche questa, è molto affidabile, non sbava, quindi mi dà sicurezza. E questa, che è sempre di Avon, ma la Glimmer Stick della linea True, che è la Starry Night, che è la mia preferita del momento, perché è un blu che voi non riuscirete mai a vedere,
Eccolo, questo sotto, bello che si vede, un blu discreto, non è proprio elettrica, però insomma illumina molto l'occhio scuro. Qui ho qualche altra cosa, no, sono due matite labbra. Ok, come mascara invece in beige, come mascara mi porto questo che è molto affidabile di Essence. È il Lash Princess False Lash Effect. Questo è un mascara che costa molto poco ed è stupendo, si comporta benissimo, ha uno scovolino abbastanza tradizionale, in setole e una larghezza, grandezza media, che quindi consente di prendere un pochino tutto, ma è strepitoso sulle ciglia, ve le fa veramente effetto ciglia finte per 4 euro. Allora, poi vediamo alle labbra che ho portato diversi prodotti. Dunque, porterò con me questa matita di Kiko che è della collezione Green Me vecchia dello scorso anno, ma che voi trovate anche quest'anno, era la 01, un cajal, diciamo, che io utilizzo per l'interno dell'occhio, ma anche come barriera per le labbra. Io la utilizzo in tutti e due i modi, anche per illuminare l'arco di Cupido. È un color panna burro. Vediamo se si vede, no, questa praticamente si vede poco sulla mia pelle. Beh, voi vedete un effetto un pochino più sparato, ma in realtà il colore è molto molto discreto. È un color burro cipria, ecco. Poi queste due matite di Avon Glimmer Stick che vi ho già fatto vedere, sono una si chiama Pink Bouquet ed è un rosa un pochino più vivace, acceso, e l'altro è la Pink Cashmere, mi sembra, ah no, scusate, la Peach Envy, che è un rosa più tenue, più pesca. Eccole qua, perdonate la luce. Queste anche si comportano molto bene come matite, sono apprezzabili, insomma, la loro performance. E poi ho preso un bel po' di prodotti per le labbra. Allora, un rossetto in olio, sempre di Avon, che mi servirà per idratare le labbra. E questo si chiama Avon True Nourishing Lip Oil nel colore Berry, mi sembra. Ve lo scriverò sotto perché non lo leggo, ma comunque il colore prente non si nota una volta steso. Si comporta bene perché non è particolarmente appiccicoso, ma idrata molto bene le labbra. Certo, se vi vanno i capelli sopra, li rimangono. Poi un rossetto di Debbie, questo me lo regalò Carmen qualche mese fa, Milk Coffee 1973, che saluto. Un rossetto di Debbie che è tipo un chubby stick, si chiama infatti Lip Chubby Matte Lipstick. Questo è il colore On Cherry, no, Cherry 04, che è un bellissimo color ciliegia, rosso ciliegia, bello, bello veramente. Questo ha un'ottima performance, colora molto bene le labbra, è matto, non secca, dura tante ore, per il prezzo che ha anche questo è straconsigliato. Poi tutti i rossetti Avon praticamente. Allora mi porto due di questa linea Enew, che sono rossetti cremosi, idratanti, un po' sheer, che mi piacciono molto. Uno è il Berry Bloom. Questi non vi faccio gli swatch perché non rendono, sono molto sheer, danno un velo di colore alle labbra. L'altro è il Glazed Almond. Ne ho anche un altro che non so dov'è, che era il mio preferito, il rosa del deserto si chiamava. Comunque, questo è un miele e questi anche mi piacciono molto perché non sono particolarmente coprenti ma molto idratanti. E poi due rossetti Avon, un Pesca Matte della linea Avon True, questo è il Peach Flatters. Questo è molto affidabile come rossetto, è un bel colore diciamo di transizione per la primavera perché non è quel rosso molto forte ma dà un bel colore alle labbra, soprattutto alle carnagioni olivastre. Dura tante ore, molto affidabile, perfettamente coprente, ma scorrevole come velluto. Hanno un'ottima performance gli Avon True Matte. E poi un Avon True normale, che prende satinato. Questo l'ho acquistato recentemente, ora non riesco a leggere il colore, ma ve lo scriverò nell'info box, vediamo se riesco. Si chiama Carnation,
che è il colore che sto portando in questo momento, che è un rosa molto molto classico e tranquillo, e un rosa perfettamente bilanciato, neutro, non è né caldo né freddo, perfettamente neutro. Poi ovviamente le labbra lo cambiano, le mie lo rendono più caldo di quello che è, vedete sulla mano un po' diverso, e che si comporta molto bene anche questo, perché questo è satinato idratante, più idratante che matte, ma dura molte molte ore. Dunque, questo è tutto. Vi faccio vedere al volo il beauty da battaglia. Considerate che non porto prodotti per detergere il viso perché ho tutto lì, quindi acque micellari, latte detergente, queste cose non ve le faccio vedere, e mi porto pochissime cose. Allora, crema contorno occhi, questa di Lavera, che è la Illuminating Eye Cream. Questa è una crema da giorno prevalentemente, che ha delle perle un pochino illuminanti, che quindi rinfresca un po' lo sguardo al mattino quando vi dovete truccare. Non mi fa impazzire, però diciamo per lo scopo riesce bene. È un po' leggerina. Poi mi porto tutti i prodotti nuovi trovati nella beauty box di aprile di Look Fantastic, che quindi mi serviranno allo scopo, perché sono travel size o size medie. Questo è un siero alla vitamina C di Balance Me, si chiama Vitamin C Repair Serum. Mi piace molto perché ha un odore fantastico, una formula che si assorbe molto bene, non è assolutamente untuoso. E in realtà, per chi ha la pelle mista, potrebbe anche essere sufficiente, mista o grassa, questo potrebbe anche essere sufficiente come trattamento di crema da giorno. Ma io mi porto anche la crema che userò da giorno e da notte, perché questa è un po' più corposa, di Emma Hardy. È un prodotto fantastico questo, tra l'altro costa anche parecchio la crema in full size. Questi sono 15 ml, che è una Midas Touch Revitalizing Cream, quindi il tocco di Remida, ed è una crema che idrata profondamente e nutre in profondità, ma al tempo stesso ha un effetto lifting sulla pelle, aumenta l'elasticità della pelle. Ha un odore un po' forte, molto verde, è una crema molto molto buona. Per chi ha la pelle oleosa è forse un po' pesante, per una pelle normale, secca, ma anche mista, può essere utilizzata tranquillamente. Per le pelli normali secche è un santo graal questa, cioè è favolosa. Per una pelle come la mia basta non utilizzarne troppa di giorno, e di notte va benissimo. Poi mi porto questa maschera che ho utilizzato un paio di volte e mi è piaciuta molto, ma ce n'è ancora un bel po' perché ne basta poca, di Now Bay Origin Natural and Organic. Si chiama Recovery Mask ed è una maschera, diciamo, idratante, restitutiva, che mi piace molto perché è molto soffice, ha una tipo mousse, la consistenza di una mousse, ed è molto molto efficace. Quindi questo è tutto, spero di avervi tenuto compagnia. Come sempre, perdonate un po' il viso acciaccato che ho, ma era troppo il piacere di stare con voi. Un bacio e alla prossima, ciao ciao!